Per continuare a parlare dei test salivari, ora abbiamo un altro collegamento con la nostra redazione social dove c'è Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, ti vedo e spero ti sento anche. Luca. Allora, Certo, eccoci. continuiamo a parlare proprio dei test salivari per chiedere un po' come il mondo social accoglie queste proposte che arrivano dagli amministratori. Sì, intanto un saluto a te Paolo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Rispetto appunto a questa ipotesi di sottoporre gli studenti al tampone salivare, già nella giornata di lunedì l'assessore Quaresimale, l'assessore regionale, ha annunciato una decisione in tal senso. Abbiamo voluto, come dicevi giustamente tu, coinvolgere il popolo social, i nostri amici del profilo Facebook di Rete 8. Abbiamo pubblicato questa card. La Regione valuta l'ipotesi di test salivare agli studenti. Lunedì sarà presa una decisione, e in questo senso abbiamo chiesto un parere ai nostri amici. Ti segnalo qualche commento interessante. L'ipotesi pare che piaccia, visto che un tampone salivare è in grado di rilevare la positività nel caso in cui fosse attendibile, lo promuoverei per tutti, evitando quello invasivo da fare solo in caso di necessità, e quanto scrive Camillo Scroccarello. Ma poi anche: sono a favore dei test salivari e speriamo che la Regione li approvi, dice Rosa Maria. Ed ancora Nicoletta Micone: anche per docenti, anzi per tutti. Monica Triozzi: finalmente, assolutamente sì, dice Carla Martino, specialmente per i più piccoli che non sono vaccinabili, e comunque test a tappeto almeno una volta a settimana, altrimenti non ha senso. Quindi, come vedete, c'è grande condivisione da questo punto di vista per questa ipotesi, così uno strumento in più, una possibilità in più per iniziare l'anno scolastico in totale sicurezza, ma soprattutto, Paolo, lasciami sottolineare, speriamo, non più in DAD. A te la linea, Paolo.